Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, in questa domenica noi guardiamo alla famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe per capire la nostra avventura, l'avventura della famiglia umana, l'avventura di ognuno di noi, perché ognuno di noi viene da una famiglia, anche se la storia è tragica, è di tutti i colori che può essere, diversa, peculiare, ognuno ha delle caratteristiche nella propria storia, ma tutti siamo figli perlomeno. Seppur non è obbligatorio arrivare ad essere padri e madri biologici, non è possibile stare su questa terra se non figli di qualcuno che magari non si è conosciuto, tutto quello che sia. Comunque, qual è il tema? Allora, da una parte la liturgia comincia con il momento in cui Abramo deve passare per un momento di crisi, di difficoltà e risolvere questa difficoltà guardando il cielo, guardando le stelle. Siamo nel tempo in cui, peraltro, i magi stanno camminando verso questo bimbo che è nato, lo stanno cercando guardando le stelle. Guardare le stelle è una cosa che ha una sua importanza, ha importanza per Abramo perché in quel momento capisce qualche cosa, ma non diciamolo subito. Quel che succede nel Vangelo è di poter contemplare il momento in cui Gesù, bimbetto, viene portato, dopo 8 giorni dalla sua nascita, al Tempio di Gerusalemme per essere offerto come primogenito. C'è tutto un tema molto serio di purificazione, di offerta, di consegna a Dio. E c'è il tema della sapienza di Simeone che canta il Nunc Dimittis e parla di questo bimbo come della salvezza, come della gloria che si manifesta a tutta l'umanità, che è la gloria di Dio, che è la gloria collegata alla storia di questo popolo eletto. E c'è anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, che parla a tutti di un bimbo. È interessante, è una cosa piccola. Ci saranno note anche molto serie. Simeone farà una profezia molto profonda e anche amara, ma nello stesso tempo grandiosa a Maria, la madre di Gesù, dicendogli che il bimbo è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione. E gli profetizza anche la spada che trafiggerà la sua anima, con tutto il portato di significato grandioso che questo ha in sé. Ma tutto questo in un bimbo, in un figlio d'uomo così piccolino, come mai? Ecco, quello che noi vediamo in Abramo, che riceve la visione di tutta la sua avventura e ha un momento in cui si apre alla verità della sua storia, è questo momento in cui guarda le stelle e capisce che la sua storia è grande. Questo bimbo presentato al tempio non è qualsiasi, è grande, ha qualcosa di grande in sé e porta in sé la notizia che la vita umana è grande, che la vita di ogni bimbo, di ogni bimba, ha semi di grandezza, ha un portato universale. Ogni bimbo, ogni bimba, ogni famiglia ha il problema di credere alla propria nobiltà, credere di essere un segno, qualcosa di importante. È così che si gioca la tragedia della famiglia, quando si smette di vedere la bellezza. Quando si smette di vedere la grandezza, quando smettiamo di capire che quel che si gioca fra le mura di una casa è qualcosa che salva il mondo intero, perché quel che è vero di quel bimbo nel battesimo è diventato vero di tutti noi, perché siamo stati adottati come figli di Dio per entrare nella famiglia stessa di Dio, per fare delle nostre famiglie, delle nostre avventure di figli, di fratelli, di padri, di madri, di famiglia umana globalmente intesa, qualcosa che sappia del cielo, ma noi dimentichiamo questa nostra grandezza. In fondo, ogni uomo, ogni donna, quando tira fuori il peggio di sé, sta manifestando una sfiducia in se stesso.
dentro ogni nostro singolo atto malvagio, maligno, sbagliato, storto, malizioso, c'è una disperazione, un non credere più alla propria bellezza, al proprio bene, non aprirsi alla sostanza nobile della nostra vita. Noi vediamo che questa bellezza non è una bellezza così data d'ufficio a chiunque, no. Bisogna che una spada passi per il nostro cuore. Bisogna che sperimentiamo una caduta e una risurrezione. È un cammino. La bellezza della nostra vita, la gloria della nostra esistenza implica purificazione. Siamo nel tema della presentazione al Tempio, della consacrazione del primogenito, dell'offerta di Maria e Giuseppe al Signore, offerta che richiama chi è l'autore della vita, il riferirsi a Lui per il dono gioioso di un bimbo. Ma questo significa che noi dobbiamo vivere questa avventura di consacrazione, vivere questa avventura di separazione, di votarci al bene, di consacrarci alla luce, di vivere per l'amore, vivere nella fede, vivere guidati dalla speranza. Ecco, festa della Sacra Famiglia di Nazareth, di Maria, Giuseppe e Gesù. In questa festa noi ricordiamo che siamo tutti dentro quella famiglia. Siamo tutti stati accolti dentro quella tenera famiglia dove c'è una madre che dice di sì a Dio, un padre che dice di sì a Dio e un figlio che dice di sì a Dio nel Getsemani e compie la sua opera. Questi hanno questa caratteristica, si fidano di Dio, è da questo che viene la loro bellezza, è da questo che vengono le opere meravigliose che si compiono all'interno di questa famiglia. Ecco, apriamoci veramente a dire di sì a Dio e di dire di sì alla nostra gloria. Nessuno banalizzi se stesso, nessuno banalizzi il prossimo, nessuno banalizzi questa vita, perché è grande ed è preludio al cielo.